Ciao a tutti, bentornati nel mio canale Anita Stories. In questo video vi faccio vedere come fare lo slime senza colla e senza borace. In questo caso solo lo slime con il dentifricio. Ho provato delle vostre altre ricette e molte mi sono venute bene, più o meno, quindi vi ringrazio tantissimo. Innanzitutto ringrazio Ludovica Torres per questa ricetta. Allora, lei dice di mettere un po' di dentifricio, dopodiché un po' di sale. Mi raccomando, se non siete ancora iscritti, iscrivetevi e attivate le notifiche per non perdere i prossimi video. Dopodiché mescolate il tutto. Io questa ricetta l'avevo già provata, però l'avevo provata con il dentifricio in gel e non aveva funzionato molto bene. Poi chiudete la scatolina e lasciatela in freezer per un'ora, poi dovete lasciarlo a riposare per più tempo possibile. Quello consigliato è 2 giorni, però insomma, più tempo potete, meglio è. Ed ecco qua questa sottospecie di slime con il dentifricio. Ovviamente rimane ancora un po' di residuo di dentifricio, però almeno si può tirare un po'. Quindi grazie mille per avermi consigliato questa ricetta. Finalmente mi è venuto un simil slime con il dentifricio. Quest'altra ricetta di Pencho Ivanov è di utilizzare il dentifricio e il bicarbonato e il sale e di metterlo a riposare per 2 giorni. In tanti mi state dicendo che se gli slime li lascio riposare per almeno 2 giorni vengono molto meglio. In effetti sto riscontrando che se li lasciate riposare più tempo si formano meglio. Ed ecco qua questo altro slime con il dentifricio e il bicarbonato l'ha compattato abbastanza. Purtroppo ovviamente è comunque dentifricio, quindi dopo un po' è un po' comunque appiccicoso. Però comunque il risultato è molto carino, sono rimasta sorpresa, quindi grazie mille per questa ricetta. Quest'altra ricetta, se non sbaglio, me l'hanno consigliata nei video inglesi perché non ho poi ritrovato il commento, ed è di utilizzare il dentifricio e il borotalco. Quindi dentifricio e borotalco, mischiatelo per bene assieme, ovviamente è meglio lasciarlo riposare per un po'. Questo però mi sembra che non l'ho lasciato riposare per molto tempo. Mischiatelo bene con le mani. Mi raccomando, lasciate un like su questo video e vediamo quanti likes riusciamo a raggiungere questa volta. Diciamo che questo è un po' un mezzo fail. Qualcosa stava uscendo, ma è rimasto comunque tutto un po' appiccicatizio. E anche con, insomma, il borotalco è rimasto tutto nelle mani, come potete vedere. Quindi questo non ve lo consiglierei, diciamo. Grazie comunque se avete consigliato voi la ricetta. Allora, Lori Boccuni consiglia quest'altra ricetta con il dentifricio e la schiuma da barba. Quindi sono andata subito a provare, questa volta però ho utilizzato il dentifricio in gel, quindi può cambiare molto il risultato a seconda del tipo di dentifricio che utilizzate. Sono andata a mischiarla con la schiuma da barba. Aggiungo anche un po' di detersivo per piatti per dargli giusto un pochino in più di volume. Dopodiché microonde e freezer. E come vi dicevo prima, più lo lasciate a riposare, meglio è. Allora, io qua ero emozionatissima perché vedevo che qualcosa si era solidificato, insomma. Però poi prendendolo in mano era un po' un casino, nel senso era ancora tutto appiccicoso, però sembra che questa ricetta forse perfezionata può funzionare, quindi fatemi sapere nei commenti se voi conoscete questa ricetta, insomma se avete provato un metodo che funziona, diciamo, fatemelo sapere, così la proverò subito. Altra ricetta, dentifricio in gel. Un po' di acqua, un po' di farina tapioca che come vi dicevo la potete trovare su Amazon o in farmacia o al supermercato. Mi raccomando, scrivetemi le vostre ricette nei commenti così le testerò per i prossimi video. Per la parola segreta del giorno dovete scrivere nei commenti il vostro slime preferito, quindi scrivete pure il vostro slime preferito. Sono curiosa di vedere qual è lo slime che piace più di tutti in assoluto. Allora, qua l'ho messo in microonde
per un po' di tempo, però penso di averlo lasciato troppo tempo perché, come volete vedere, si è solidificato un po' troppo. Quindi questo era tutto il video, spero